soprattutto un cittadino attivo di questa città. E in questo momento desidero richiamare la vostra attenzione su un aspetto che qualcuno ha definito scandaloso, cioè quello che riguarda gli strumenti urbanistici che sono in vigore e con i quali l'amministrazione comunale sta effettuando le scelte sulle destinazioni dei luoghi strategici di questa città. Vi ricordo che il nostro regolamento urbanistico è venuto a scadenza naturale a giugno dell'anno scorso ed è stato prorogato per un anno dal Consiglio regionale, che ha approvato una mozione, credo, dell'assessora Merci. In questo periodo di proroga di uno strumento urbanistico che ha una durata limitata, cioè quinquennale, proprio per dare modo all'amministrazione di valutare nel contesto le scelte più confacenti ai bisogni della città, proprio ripeto in questo momento di proroga, dovuta appunto alla eccezionalità della pandemia, avrebbe avuto senso una proroga se nell'ambito di questo anno fossero stati adottati dei provvedimenti, diciamo, legati ai problemi creati dalla pandemia, quindi di ordine sanitario. E invece che cosa è successo? È successo che, ripeto, in questo regime che è assolutamente, come posso dire, provvisorio, si stanno adottando appunto a suon di varianti le decisioni sulle destinazioni dei pezzi più importanti della città. E io faccio, a parte Costa San Giorgio, io penso anche alla caserma Lupi di Toscana, assai vicina all'ospedale Torregalli, dove è partito una variante nei primi mesi di quest'anno, quindi del 2021, che porterà al solito mix funzionale. E questo sull'onda appunto di uno strumento urbanistico scaduto e prorogato che avrebbe dovuto legittimare semplicemente una sorta di ordinaria amministrazione. Dall'altra parte abbiamo il nuovo piano operativo comunale che è stato intrapreso, è stato, diciamo, iniziato, abbozzato alla fine del 2019 e presentato a Palazzo Vecchio a febbraio del 2020 e sul quale i cittadini sono invitati a fare una partecipazione. Ma quale partecipazione? Su che cosa? Su quali scelte? Scelte vecchie che non tengono conto del fatto che nel frattempo sono cambiate le priorità e i bisogni delle persone. Firenze ha bisogno di respirare, non dei pacchi di cemento che progressivamente si profilano all'orizzonte. E sto pensando purtroppo all'ex OGR, dove esiste un progetto che è stato portato avanti, realizzato da 4 realtà del quartiere, con le proposte di restituire alla città un altro pezzo di verde, dove invece l'amministrazione ha dei progetti ben diversi, cioè praticamente gli stessi di sempre. Tra l'altro questo regolamento urbanistico, ora l'11 di maggio, è stato nuovamente prorogato fino alla fine dell'anno, quindi noi ci troviamo in questo regime di provvisorietà degli strumenti legali, dove l'amministrazione non sta compiendo atti illegali, ma politicamente inopportuni.